Il nuovo Partito Democratico dovrà essere presente in tutti i luoghi dove ci si batte per il lavoro. Lo ha ribadito il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ieri nelle Marche, per lanciare la corsa alla segreteria nazionale. Il candidato ha fatto tappa a Camerino e Muccia, nel cratere sismico, tra chi fa impresa nonostante le difficoltà, poi a Iesi, tra i lavoratori in lotta per difendere il posto di lavoro, infine ad Ancona e Pesaro, per costruire, insieme alla gente, il PD del futuro. A suo fianco tanti sindaci e amministratori locali e regionali. Tante donne, uomini, ragazze e ragazzi che una volta che li fai misurare col consenso degli elettori, delle loro comunità, trovano consenso e voti anche laddove la stessa platea elettorale, quando ci deve scegliere a Roma, non ci vota. Quindi vuol dire che c'è una classe dirigente già pronta per essere in parte anche chiamata alla guida del partito. Poi ripeto, non bastano loro, però nessun altro partito ha un numero così rilevante di amministratori che, se sono lì, è perché hanno vinto le elezioni non facendosi nominare ma mettendoci la faccia e prendendo i voti dei cittadini. Ad attenderlo ieri nella sala congressi dell'Hotel Baia a Flaminia Pesaro, decine di attivisti, militanti e simpatizzanti. Presente anche l'ex deputata Dem Alessia Morani. Diversi i temi trattati, come il salario minimo, la sanità e l'ambiente, ma anche la rivoluzione ritenuta necessaria per rinnovare il PD a partire dalla classe dirigente. Ci sono tantissime federazioni in giro per l'Italia commissariate, il che non va bene. Cioè, noi abbiamo bisogno di un partito che funzioni regolarmente, al di là dei commissari, che possono esserci in casi eccezionali, no? Dove l'eccezione conferma la regola. Però ripeto, io adesso faccio questa corsa insieme ad Elly Schlein, Paolo De Micheli e Gianni Cuperlo, per vedere chi riuscirà a guidare questo partito. Speriamo e cerchiamo di portare più gente possibile in un momento non propriamente favorevole per noi dopo la sconfitta elettorale alle primarie. Sarà un'altra grande festa della democrazia, cosa che facciamo solo noi, non gli altri partiti, però indubbiamente il giorno dopo, se divento segretario, un po' di cose le dobbiamo cambiare. Mai più 6 mesi per fare un congresso, che sembriamo marziani rispetto alla gente normale. Mai più candidati scelti in 4 magari a Roma in una stanza e non attraverso il consenso dei nostri elettori. Quindi, se non cambia questa legge elettorale, io la prossima volta, se sono segretario, utilizzeremo lo strumento delle primarie affinché nei territori si scelga chi si candida in Parlamento, così se sbagliamo sbaglieremo tutti insieme e non in pochi da soli. Voglio un Partito Democratico che torni di più nei luoghi dove la gente vive, lavora, studia, perché da lì siamo andati un po' via. Insomma, un PD, come dico nello slogan, più popolare, mai populista, ma molto più popolare. Grazie. Il 26 febbraio dobbiamo ripartire, ha poi dichiarato il sindaco Matteo Ricci. Dobbiamo rappresentare chi soffre, chi lavora, chi si batte per salvare il pianeta e per una qualità della vita migliore. Oggi è una giornata importante di mobilitazione, abbiamo bisogno di creare il massimo entusiasmo possibile in un momento molto difficile politicamente. Il PD è sotto attacco, reduce da una sconfitta elettorale storica, e quindi dobbiamo rialzarci, basta leccarsi le ferite, abbiamo bisogno di rimettere in campo energia. Abbiamo bisogno di dare una guida solida a questo partito, perché c'è da ricostruire, c'è da cambiare molto e c'è bisogno di una guida autorevole come quella di Stefano Bonaccini. Io ho cercato di mettere a disposizione sua il percorso che ho fatto in questi mesi, 10 idee, alcune di queste sono state riprese da proprio in questi giorni, il tema del salario minimo come battaglia da fare, come elemento che ci contraddistingua come forza del riscatto sociale. E sono convinto che da questo territorio arriverà un grande sostegno a Bonaccini per ripartire. È importante andare ai circoli per gli iscritti, ma è importante in particolar modo il 26 di febbraio andare in tanti a votare, perché il 26 si riparte e con Bonaccini si riparte con una guida solida, sicura, in grado di rimettere in moto il PD, è la principale forza progressista del nostro paese.